La nascita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa il 23 dicembre 1896 coincide fatalmente con l'ultima spensierata stagione palermitana di fasto e di illusione. Una stagione in cui appuntamenti d'obbligo erano la targa Florio al circuito automobilistico delle Madonie, il Teatro Massimo, i balli e le feste dell'alta società, di cui fu regina incontrastata donna Franca Florio, divinamente ritratta nella sua altera bellezza da Giovanni Boldini. Giuseppe Tomasi venne alla luce nel palazzo di via Lampedusa, distrutto nel bombardamento americano del 5 aprile 1943. Solo dopo la fine della guerra, fra non poche difficoltà, lo scrittore si trasferirà definitivamente nel palazzo di via Butera, un tempo appartenuto al suo bisnonno Giulio IV Fabrizio, il principe astronomo. Fu proprio questo antenato che nella villa di San Lorenzo ai Colli coltivò la sua passione scientifica per l'astronomia ad ispirare allo scrittore la figura di Don Fabrizio Corbera di Salina, il protagonista de Il Gatto Pardo. Nel 1955 Tomasi di Lampedusa, fissando sulla carta alcune memorie della sua infanzia, si sovviene, come afferma il figlio adottivo Gioacchino Lanza Tomasi, di un'epoca felice in cui tutti, anche coloro che gli furono successivamente ostili, erano con lui au petit soin. Nei ricordi d'infanzia, allora, è già contenuto l'orientamento libidico dello scrittore, un disperato attaccamento agli edifici del suo casato, di cui si sente parte integrante, rivissuto col dolore del distacco prima e con la disperazione della perdita definitiva dopo. Il 9 dicembre 1958, in una libreria di Palermo, apparve la prima copia di Il Gatto Pardo. Nessuno pensò in quel momento che quel libro sarebbe stato venduto in tutto il mondo in centinaia di migliaia di esemplari. Certo, non lo avevano immaginato le due case editrici, Einaudi e Mondadori, alle quali l'autore aveva inviato il romanzo e che lo avevano rifiutato. Giorgio Bassani, avendolo ricevuto dopo qualche tempo in lettura da Elena Croce, fu il primo critico ad apprezzarne immediatamente le qualità. Lampedusa era stato un uomo di carattere riservato, taciturno, con una grande passione, i libri. Metà della mattinata la passava a cercare nelle librerie le ultime novità, l'altra metà seduto a un tavolino del caffè Mazzara o di Kaflisch. E fu proprio a un tavolino di caffè che il principe di Lampedusa scrisse quello che, secondo molti, può essere considerato uno dei capolavori della letteratura italiana. Nel pomeriggio il principe non usciva mai. Riceveva nella sua casa di via Butera un piccolo gruppo di giovani intellettuali cui faceva da maestro. I suoi corsi di letteratura francese e inglese non avevano nulla di accademico. La sua immensa cultura e la conoscenza profonda di tutta la letteratura europea facevano sì che egli parlasse di Stendhal, Proust, Tolstoi, come riferendosi ad esperienze personali, in uno stile discorsivo e soggettivo, sempre aperto a divertenti digressioni.